stiamo vedendo una situazione di stallo. Sembrerebbe che il progetto sia fermo al Provveditorato delle Opere Pubbliche di Milano. Siamo in attesa che la società che sarebbe aggiudicata i lavori venga a fare appunto, dei lavori di carotaggio per vedere se effettivamente i lavori possono essere eseguiti, però ancora non abbiamo visto nessuno. Quindi abbiamo ritenuto opportuno, come dire, sollecitare il ministro Bonafede che, insomma, dal nostro punto di vista ha dimostrato una certa sensibilità verso i problemi del carcere nel suo complesso, sia per quanto riguarda le regioni detentive che per quanto riguarda la polizia penitenziaria, affinché, non lo so, la nostra missiva possa dare i frutti auspicati. Cioè, parliamo di una struttura che è stata edificata a fine 800, quindi parliamo di una struttura appunto di un istituto penitenziario che non può offrire delle condizioni detentive ma anche lavorative accettabili a passo. Questo per quanto riguarda la casa circondariale. Poi c'è anche un altro aspetto che riguarda la casa di reclusione dove a fronte di un'apertura fatta nel 1986 abbiamo gli agenti che continuano 20 anni e più ad aprire e chiudere cancelli. Abbiamo chiesto diverse volte all'amministrazione penitenziaria, sia nazionale che regionale, l'automazione dei cancelli, cosa che fino ad ora non è stata fatta. Abbiamo delle velate promesse da parte del Provveditorato per lo stanziamento dei fondi. Speriamo che anche questi lavori vengano eseguiti da qui a fine anno, però stiamo fortissimo. Non vorremmo che l'amministrazione si comporti come la politica in.